Mai azzeccato, sei arrivato presto oggi. Oh, meno male. Dai, speriamo che arrivi presto anche Guido. Cin, alla fine della settimana. Oh, ciao Guido. Ciao. Simpatico, sta diventando. Vuoi la pasta? Vuoi la pasta? Sì. Com'è andata oggi a scuola? Ma con i tuoi amici? Come vuoi che sia andata? Parlano solo di cavolate. Oh, datti una calmata. Guarda che tua mamma ti ha fatto soltanto la domanda. E poi togliti quell'auricolare che sembra che c'hai l'amplifon. Adesso cosa fai? Oh, Guido Alberto! Ciao. Ciao nonna. Dormito bene? Sì, sì. Preparata la cartella? Sì. Vuoi un po' di panettone? Grazie. Pronto. Anche questo. Non fare tardi, Ok. Ciao. Ciao. Mamma, che ritardo! Ah, vedo che ti sei alzato! Ciao. Il mio computer, l'hai visto il computer? C'è un po' di caffè per me. Mamma, ma tu per caso conosci qualcuno che ha il mio nome? In che senso? Non ho capito la domanda. Cioè, conosci qualcuno che ha il mio nome e il tuo cognome? Sì, ma... Guido, è una storia un po' lunga, magari te... Adesso sono proprio di fretta, magari ne riparliamo un altro giorno, ok? Fai una buona giornata, io devo proprio andare. Non avresti dovuto toccarlo. Scusa, ma perché? Cioè... È una lunga storia, vieni che te la racconto.
Devi sapere che questo violino apparteneva a tuo nonno, a quel nonno di cui non ti abbiamo mai parlato. È stato il grande amore della mia vita, ci siamo conosciuti giovanissimi. Era un uomo buono, generoso, passava tanto tempo nella sua bottega. Ma che lavoro faceva il nonno? Il nonno era un liutaio. Costruiva violini, viole, violoncelli, passava ore e ore nel suo laboratorio, in mezzo ai truccioli, con tutti i suoi strumenti. Aveva delle vernici particolari che rendevano il suono del violino molto più delicato di quello degli altri. Era magico per me vederlo fra i suoi truccioli in laboratorio mentre costruiva questi strumenti meravigliosi. Una sera era mezzanotte e io lo stavo ancora aspettando. Lui passava molto tempo nel suo laboratorio e lo sapevo che arrivava tardi. Però quella sera io ero strana, non mi sentivo male, ero agitata. E così sono andata in laboratorio a cercarlo. Sono entrata e c'era tutto il laboratorio in disordine, assi per terra, strumenti di qua e di là. E per terra c'era anche il nonno, morto, che stringeva questo violino fra le sue mani. Tuo nonno mi diceva sempre: quello che amo di questo lavoro è la manualità, la possibilità di creare con le mani un oggetto che ha un'anima. Suona. Mano, cercavo di dai. Stop.